Ciao a tutti ragazzi e benvenuti a questa nuova parte di Pokémon Smeraldo Perfetto. In questa nuova parte ci dirigeremo a Ceneride e poi andremo a scovare il Team Idro che si è nascosto nei flutti marini. Esatto, mentre il Team Magma vuole andare alla conquista dei cieli andando su, andando a sparare carburante nelle montagne. In realtà lui vuole la conquista della terraferma, il Team Magma. Però voleva fare una bella eruzione. È vero, perché... ci vorrebbe un team cielo, un qualcosa. Potevano fare un Smeraldo. Volevano prendere Rayquaza. No, ma... troppo complicato. Avevo saltato. Andiamo su Sub, insegniamo Sub a... Tra l'altro intanto non so far niente, tanto vale insegniamoglielo. Togli qualche cazzata, agilità. Che non serve, non gli serve a niente. E usciamo e andiamo a subare. Frullare. No, andiamo a subare. Subatevi anche al mio canale, subscribe, please. Così a caso, ho cliccato così, ho trovato. Mi sembrava troppo bello. Niente, chi se ne frega. Chissà cosa trovi, vediamo. Magari no, trovi un Antelo, un Gorebis. Sì, magari. Ecco. Un Cincho, vabbè. E poi nell'altro corso d'acqua si trova coso. L'evoluzione, Lantur. Qui c'è qualcosa. Non ti serve a niente. Ah. Invece sì. Perché avevi già... Sì. Sei un uomo losco comunque. Guardate come mi sento stealth. Che poi, tra l'altro, dopo un po' non ti manca l'aria, no, Figurati, hai il respiratore polmone, portatile. Hai il polmone. Squama cuore. Ma cazzarola, non può sopportare niente. Cazzo, sono i Cinchou in questo fottuto labirinto. Angolo di. Che poi mi hai fatto subare qui, però cioè, c'era un posto più preciso per andare a fare sub. Questo? Ma non cambia niente. Entriamo nella Losca Grotta. Usciamo dalla. Devo usare sub. Non posso semplicemente. Una luce illumina. Torniamo su. Maremma Maiala. Scusate il taglio, ma era un UFO. Che cazzo? Bisogna ripeterlo assolutamente. Allora, adesso state bene attenti. Guarda, cosa sono questi? Ma nevica qua dentro. Rimane profondo più. No, nevica. Seriously. Chiamiamo Beppe Bossari. Abbiamo bisogno di lui e la sua troupe di mistero. Come fa a nevicare in un luogo preciso? Ma poi soprattutto è un'isola vulcanica. Cioè in teoria la pioggia e la neve qui non... Sì, potrebbe arrivare. Però... Che adesso... poi ne scendono due, guarda, hai visto? Ne scendono due quando esci dal padon palazzo. Scendono due tocchi. E basta. Perché giustamente la neve non attacca. Lo sai che qui c'è la casa del mistero, lo sai, no? Quale? Di quelli che si sfidano a chi ce l'ha più lungo? No. Aspetta che la devo trovare. La casa del mistero, non te la ricordi? Ah, quello. Ah, sì. Lui, ecco. Cosa c'è dietro quelle piante? Ci sono tante teorie. Alcuni hanno provato a levarli questi cosi con Advanced Map. No, entrare nel programma che per modificare le per farle a Chrome. Boh. Alcuni hanno trovato uno con missini, ma secondo me quelli sono fake. Illuminaci tu, Mega Bisharp, visto che sei bravo, fallo tu. Leva quelle fottute piante dalla mia strada. Sì, in effetti. Allora, cosa potremmo fare a Ceneride, questa bella città situata dentro un vulcano bianco? La risposta è... Ora niente. Niente, esatto, perché qui successivamente si dovrà fare una cosa importante, ma ora c'è il vecchietto che ti sbarra la strada. E quindi dobbiamo andare a battere la palestra. Chi è quella persona losca? Non ci regalerà uno starter. Sì, questo c'era negli screen. Questo regala. No, Totodile non è possibile. Lo ammetto, ho rubato. È giusto. Ah, anche se ce l'abbiamo già, giustamente ce lo regala. Perché lui non può sapere chi prendiamo come starter. E ora abbiamo un piccolo Constant. Mini Constant. Tra parentesi. Vola un attimo a. Cosa dobbiamo fare? Intanto vola, start, vola a Orocea. Voliamo a Orocea. Ok. E ora fammi fare un giro panoramico di Orocea. Giustamente perché loro non l'hanno ancora vista. Parla con la gente che trovi a Orocea. Gira voce che un Pokémon che vola nei cieli della regione di Un. Chissà come se vola senza sesta. Chissà se non si riposa mai. Chissà se è a livello 70. Un Pokémon in cielo! Puoi dirmi da dove vieni? Puoi dirmi da dove vieni? Sì o no? Questo fail. Vieni da sì, è una città? Mai sentito una città con quel nome? Aspetta, no, volevo dirgli no.
Vieni, non me lo dici, verrai pure da qualche po'. Maremma maiala, ma che cazzo è? Parte 2. Scusate il nuovo taglio, ma ovviamente ci devono stressare al telefono perché... È nell'energia! No, cos'è che ha detto? Eon. Eon. Erano gli eoni, erano... come si chiamano? Erano Latios e Latias. E tu hai rifiutato la chiamata! Azuril. Allora, questo è quello che ti regala... È molto ritorno. Molto 27 ritorno. Se avete un Pokémon che vi è molto affezionato, cosa probabile... A questo livello, a meno che non siete degli sfruttatori. Ah, l'isola Miraggio è un altro dei misteri di se Pokémon. Si vede oggi l'isola Miraggio, ma vaffanculo. E quando mai? Vecchietto del merda. Vai su. Andiamo... Niente, non si trova. Ma quello è un Pokédex. Ah, volevi cercare qualcuno che ti... Orsia. Ah, vuole Orsi per Bagon. O un se vuoi o un Salamence. Ce l'ho già Salamence. Quindi torniamo. No, al centro Pokémon di Orocea ci sei già stato. Assolutamente no, andiamo a vedere che cosa si trova al centro Pokémon di Orocea. Un fottuto bambino. Ci sono solo qui, mi fai compagnia? Sì. Dov'è il senso? Perfetto. Ora vai al centro Pokémon di Ceneride. Di Ceneride. Comunque io volevo andare a Orocea per vedere se mi regalavano qualcosa. E non ti hanno regalato. Oh, infermiera Joy, non ne ho mai vista una che cammina così. Anche noi possiamo guardarci un po'. A questo box piacere la maggior parte degli allenatori usa Pokémon di tipo acqua. Se vuoi potenziare ti consiglio acqua magica. Ma c'è la data? No. Ceneride è una città in cui c'è del mistero. Anche accanto c'è una città simile, si chiama Lavandonia, se non mi sbaglio. Ma se, perché a Ceneride dovrebbe esserci del mistero? Beh, è una città imbucata. Sì, un po'. Vabbè, dove dobbiamo andare che non ricordo. Ora starta e ti faccio vedere la magia. Sì. Schiaccia Pokémon. Sì. Schiaccia su Zapata. Ah no, su Mario. Vabbè, è uno. Volo, andiamo a No, Verde Azzupoli. Cosa dici? Verde Azzupoli. Bene. Vai giù. Ah, inizia a piovere. No. Clamperl, uno dei miei Pokémon prediletti. Sappiamo che Clamper ti garba. Perché si evolve in Antenna. Esatto. Ecco, in questo serpentone di... Non ti viene qualcosa di giusto, losco in mente? È vero, il sottomarino. Giù. A yellow submarine. Yellow submarine. Sì, San Marino. Yellow submarine. L'Italia deve giocare contro Yellow Submarine. Sullo scafo c'è scritto Sottomarino Explorer 1 e Wey! Sottomarino del Timido. Wey! Che ha rubato a Selcepoli. Il Timido deve essersi arenato qui. Wey! Fine. Ragazzone. Usciamo da... Il bello è che qui usciamo dallo Yellow Submarine. Il bello è che c'è il sottomarino, ma una grotta losca. Ah, ora ricordo. Se te lo ricordi puoi farlo tu, perché se no... Sì. Spero di avere tutte le Ah, cacchio, è vero che c'era. Mi sembrava avevamo fatto il rifugio magma. Avevamo fatto il rifugio idro. E c'è anche la grotta degli idro, ovviamente. Lancia fiamme. Batti anche l'altro. Voglio vedere proprio. Cioè, Anibidril. Certo, se Anibidril non sarà difficile. Ecco, così è già più difficile. Non cambiare. Sì che devo. Vabbè, adesso l'ha fatto buio. Se l'ha fatto buio. Eccellente. Non è che avevamo tutti i Pokémon d'acqua, sono anche buio. Ne ho beccato un altro prima. Esci. È vero. No. Vabbè. Com'è possibile? Non era così una volta. Io semplicemente qui non ci sono praticamente mai andato perché mi ricordavo che era una specie di posto no sense che ti faceva tornare indietro. Un posto no sense? Vuoto. Io non ci sono mai stato. Ah, forse sì. Sì, qui sì, però. Forse. Vabbè, io sinceramente sta parte la tagliavo. Vabbè, no, dai. Facciamola. Bisogna solo. No, dico io la tagliavo perché. Ah, perché non avevi. Io prendevo una strada diversa che mi portava no, direttamente. No, è quello il punto di arrivo, no? Sì. Antropi. Qui c'è non ci vuole niente. Sì, ma guarda che se puoi anche non passarci. Dov'è la logica? Ovviamente. È perché se uno è un piscione passa da destra.
Ma siccome noi non siamo dei piscioni. Esatto, noi siamo dei gagliardi. Che cazzo ha fatto? Zampillo. Zampillo. Lo metti qua. Yes. Ma Gabri non fa testo. Testo. Crobat. Ok, oh cazzo, avevo letto Golbat. Avevo letto male. Ma chi se ne frega. Hai notato che in Pokémon bianco e due nero, forse anche in bianco e nero, non perdono vita se si è avvelenato? Sì. Cioè, fuori dalla lotta. Ah, questo è l'idrotenente. Ada. Ada. Ehi, sti cazzi. Ipnosi. Troppo tardi. E qui ci vorrebbe un Pokémon erba che noi non abbiamo. Io volevo Meganium e tu l'hai tolto. No, volevo Sceptile. Forza. Dragospira. Ti spiro. Bella la fanghiglia. Uno, cioè in realtà. Ma in realtà è una mossa inutile perché. C'è Surf che è più potente. Però mi è sempre piaciuto. Io tenevo sia fanghiglia che Surf. Ho fatto l'idropon. No, io no. Perché è inutile tenerle tutte e due. Lo so, però. Però tu sei ignorante. Vai! Niente. Metti pato. Andiamo con la tripletta. E basta. Minchia. E soprattutto con la ricarica tot si cura sempre lo. Eccolo lì. Sei un pro. Adesso che ti ho congelato, cosa fai? Usi ancora una ricarica tot? No, non la usi perché io sono più furbo di te. Quando devi usarla non la usi. Flygon. Oh merda. Traore. Perché Traore? Cosa c'è? Che drago contro drago. Ma lui è meglio. Lui è più meglio. Perché sa usare surf. Che è normale. Che è normale, però. Cioè, non mi contestare. Va bene così. Sono proprio senza speranze e lanciano gli iperraggi random. Esatto. Ok, e Ada è morta. Cioè, è morta. Gli ho sconfitto. Mo come si fa questo? Oh, è un simbolo tribale. Ah, sì, mi, tanto. Mi ricordo che c'erano meno. No, hai sbagliato. Non l'ho ancora mosso. Qua, centro. Sì, questo devi muoverlo. Allora, questi tre li butti giù. No, sei stupido. È giusto? Non è un cazzo giusto. Vabbè, poi dimmi quando ci riesci. Sei un genio. Entra in quella fottuto buco. Aspetta. Perché? Hai sentito? C'era il verso. Ma l'ho fatto io, idiota. No, c'era il verso di un Pokémon. No. Te lo sei sognato. Ogni guarda che ogni tanto avanti. Sono. No. Ora segui quello centrale in avanti. Sì. Questi quelli di lato. A destra, sì. Destra a sinistra. Questo a destra. Questo a destra. Questo su. Su. Sinistra. Destra, sinistra. Ah, ok. Tutti su, destra. Wow, che bello. E ora troverai terre. Moto. No, ma adesso c'è la sfida. No, non è qui che lo devo catturare. No. Ma tu 26 terre. Non so se devi sfidarlo, forse sì. Ma è a me che vibra il cielo. No. No, scusa, ma non è dopo. No. E ora? Io userei le vita l'erbe. Ma fai quello che vuoi. Scusa, ma non lo devi catturare nella grotta quella di Ceneride. Ma chi? Ma ti stai confondendo con Rubino e Zaffiro. Dici? Qui l'unico che devi catturare è Rayquaza. È vero, hai ragione. È vero, è vero. Tra l'altro tu avevi Smeraldo, come fai a confonderti? Sì, non è vero. Non ci gioco da una vita. È perché ho giocato più a Rubino e Zaffiro sugli emulatori in questo periodo. Vabbè. Ah, il repellente comunque finish. Prendi, metti un altro Pokémon. C'è un oggetto, vero? C'è un sì, cazzo. Ce l'hai sto intuito. Adesso attenzione, anche lui fossilizzato, un Kyogre di piombo. Paralizzato. L'ho lasciato di sasso. Ti prego, vai avanti. Ehi, fermati! Arr. È mio questo. Sei sempre tu? Ammira la bellezza della la bellezza della forma del Kyogre Anticor. Basta. Era da tempo che attendevo questo giorno. Non so come tu abbia fatto a seguirmi fino a qui. Veramente sei tu che hai seguito me. Comunque, ma è tutto finito. Devi sparire adesso affinché io possa realizzare il mio sogno. Questo c'ha più stile però secondo me. Ivanuzzo, perché vedi c'ha la maglietta col colletto su. Ovvio. C'ha la catenazza da prepotente. È un rap. Però è un rap, motherfucker. Vola. Voliamo. Hydro Pump, ma dove vuoi andare?
Affanculo. Pato. Pato. Che gli faccio? Localizzo oppure. No, tripletto, dai, tanto. Eccolo lì, bravissimo Pato, bravissimo. È il paperino l'ha messa, il sì, paperino. Prima che si infortunasse. Esatto. Localizzo. Gabri, no, hai messo Crobat. Vabbè, puoi fare. Ma ne ha 6? Sì. Strano, non ne ha mai avuto 6. Magari glieli ha editati. Fai. Non ha mai avuto neanche Crobat. No, forse Crobat sì. No, aveva Golbat. Cambia. Metti di nuovo Pato. Perché? Comunque è stronzo come è stronzo come Pokémon Pato, quindi. Cosa metto? Localizzalo. No, triplettiamolo e basta. Non è che puoi sempre. Speravo in una, in uno status. Io mi curerei. Acci visto? E sta anche finendo tripletto. Merda! Localizzalo. Io mi curerei. Sì, ma non ha senso curarti. Cheat zoom. Localizziamolo. Prendi la mira. Cecchinato. Headshot. Explosion. Swampert. Zappato. Come vuoi. A caso, tanto vanno tutti bene. È il suo più forte, mi sa. Sì, vabbè, che coniglio però. Mi sta sul culo quelli che usano protezione senza dove non ce n'è bisogno. Mm. Cioè capisco se lo usa un ludicolo mentre c'è la pioggia. Come che faccio una, io. Che è una tecnica, è una tecnica, sì, ho capito. Vabbè, la protezione io la farei all'inizio per vedere con che mossa ti attacca. Vabbè, ho capito, ma lui me l'ha già viste le mosse. Dai. Sì. Yes. Chi mi mette? Tra ora me metti e tu vai sul sicuro. È un'assicurazione. Madonna. È mica tanto. Io ti oltraggio. No, basta. Cioè, i Milotic da sempre erano femmina, lui se l'è scelto maschio. Esatto. Ma noi col brutto colpo lo mandiamo giù. Che perché culo, che io potenza. Sono il talismano. Ma ce n'è un altro comunque. Un altro Milotic? No, c'è un altro Pokémon. Ah, è certo. Politoid. Porca troia, no, non va bene. No, va bene, acqua. È finito non è terra. È acqua. Come fa ad essere terra una rana? Ero convinto che fosse acqua terra. Bastardo. E acqua e basta, eh. Bastardo, bastardo. Bastardo per due. Oh, va bene. Vabbè, va peggio bene. Per lui, peggio per se sei stupido. Ma noi lo faremo fuori prima perché siamo più belli. Cos'è il. Dov'è il senso? Siamo più belli di una rana. No, dai, che brutto andare giù con l'ultimo canto. Vabbè, dai. Non ti dà l'esperienza? Ah, no. Sì che te la dà. Cioè, campo vuoto. Cosa mi sono fatto battere da una persona così cioè, giovane? Cioè, sei fatto un attacco kamikaze. Così giovane? Da un capelli bianchi? O ancora la raggiosfera. I miei omaggi. Devo riconoscere che hai del talento. Arr, un attimo, questo è ancora il mio possesso. Con questa sfera rossa, Kyogre può... La nebbia si dirota. La sfera rossa inizia a emanare una luce propria. Che la luce è blu all'inizio, però vabbè. C'è stato un problema con la luce. Un problema con la luce. Ma Kyogre chi si avvicina. E anche Kyogre sa volare. Volano. Che cosa? I leggendari volano. Io non ho fatto non ho fatto nulla. Perché la sfera rossa? Dove è andato Kyogre? Perché? Le mie reclute mi hanno decapitato un messaggio dall'esterno. Di che cosa si tratta? Sta diluviando? Bene, tutto secondo i piani. Abbiamo svegliato Kyogre per ma fino un attimo fa diceva che cazzo sta succedendo. Adesso è tutto secondo i piani. Sì, e mo invece che cosa? Sta piovendo? Sta piovendo più del previsto. Siamo in pericolo? Non può essere. Non mi è mai capitato. Non mi capacito. Non abbandonate il vostro posto e monitorate la situazione. Cercate di prendere Kyogre. Qualcosa è andato storto. La sfera rossa doveva risvegliare e controllare Kyogre. Kyogre è scomparso. Perché? Perché? Che cosa hai combinato? Hai risvegliato Kyogre, non è vero, Ivan? Cosa accadrà alla terra se non se non cesserà mai più di diluviare? I mari inghiottiranno la terra ferma. Ma che cosa dici? Non fare l'arrogante con me. Arr! Non siete stati voi del Team Magma a far infuriare Groudon? Fintanto che avrò questa sfera rossa, riuscirò a controllare Kyogre. Almeno queste sono le mie intenzioni. Ma non abbiamo il tempo per perderci in discussione. Ah,
Non abbiamo il tempo per perderci. Sembra una sfida tra dittatori. Guarda, uno tiene le mani indietro e l'altro se le appoggia. Esci di qua e vai a vedere con i tuoi occhi. Testa di merda. Faccia da culo. Guarda se quello che guarda se quell'architetto, guarda se quello che ha architettato corrisponde al mondo che desideravi. Zumpa, forza, devi uscire anche tu di qui. Teletrasporto. No, no, a voi vi lasciamo. A te ti lascio lì. Ma che cazzo? Che è successo? Arr, che c'era spaventoso mai qui. Mamma mia, è uguale a prima, c'è un po' di pioggia. Ho fatto un terribile. No, adesso c'è anche il sole. Ho fatto un terribile errore. Io volevo solo sole, pioggia. Ma veramente un fulmine questo. Lampa clima. Questa ci stava. Capisci ora, Ivan? Vedi le conseguenze disastrose del tuo sogno? Dobbiamo sbrigarci, dobbiamo fare qualcosa prima che la situazione ci sfugge di mano. Veramente mi è già sfuggita, comunque. Zuppa, non dire niente. Stai zitto. Zitto, coglione. So di non che già il tuo personaggio non può parlare, in realtà. So di non avere il diritto di criticare Ivan. Come no? Vista la situazione attuale, dubito che noi esseri umani saremmo in grado di fare qualcosa. Ma noi non possiamo neppure stare lì con le mani in mano. Sta a me e a Ivan porre fine... Mani. Con le mani dietro stanno. Incredibile. Un Pokémon antichissimo. Non spoilerare. Il suo potere è eccezionale. E corrono via. Cioè, ma dove correte? Un'isola. E qui. E si arriva. Ah, giusto. Zumpa, che succede? È terribile. Dopo l'onda di caldo insopportabile è cominciato questo diluvio. Se non cessa, tutta la regione di Urn, anzi il mondo intero, verrà sommerso. Una gigantesca nuvola si sta estendendo da Aceneride. Che cosa starà succedendo là? Non c'è nulla da discutere, Aceneride avremo la risposta. Zumpa, non so cosa tu voglia fare, ma che non sia niente di imprudente. Io me ne volo via con il mio uccello, Aceneride, olle! E adesso salviamo qui e finiamo la parte, perché nella prossima parte avverrà la cosa più epica che esiste in tutti i giochi di Pokémon. Vero, sì, anche tu? Non proprio. Più o meno, vabbè, dai, cazzo. Vabbè. Lotta tra titani, olle olle. Lo scopriremo nella prossima parte. Se la parte vi è piaciuta, lasciate un bel mi piace, iscrivetevi al canale e io vi saluto. Ciao. Hey. Cazzo di è un'energia. Che minchia chiavi. Non sai che ora c'è più importante? Perfetto.